Ciao, I'm Federica Serra, your Italian teacher from speakinitalian.com. Buongiorno! Sì, grazie per favore. Scusa, puoi ripetere per favore? Let's talk about it! You don't know much about the Italian language, but you want to learn some key phrases that help you with your Italian? Well, in this video, you are going to learn the top 20 Italian phrases, key phrases I'd say, to start speaking in Italian. Sei pronto? Iniziamo! Numero 1. Sì. Sì. Use sì whenever you want to agree with something and whenever you want to affirm something that is true for you. Parli un po' di italiano? Sì. È la prima volta che sei in Italia? Sì. Hai fame? Sì. And when someone is offering you some help or food and drinks, well, remember to add the magic word grazie. Grazie. Vuoi un po' d'acqua? Sì, grazie. Hai bisogno di aiuto? Sì, grazie. Numero 2. No. No. Well, use no whenever you want to disagree with something or whenever you want to negate something that is not true for you. Parli un po' di italiano? No. È la prima volta che sei qui in Italia? No. Hai fame? No. Well, again, if someone is offering you some help or food and drinks, make sure to add the magic word grazie. So let's make two examples. Vuoi un po' d'acqua? No, grazie. Hai bisogno di aiuto? No, grazie. Numero 3. Per favore. Per favore. Or we also say per cortesia. Per cortesia. Potresti parlare più piano, per favore? Or, potresti parlare più piano per cortesia? Potresti aiutarmi per favore? Potresti aiutarmi per cortesia? Potrei avere un bicchiere d'acqua per favore? Potrei avere un bicchiere d'acqua per cortesia? Numero 4. Grazie. Grazie. Use grazie to be polite and feel free to use it in every circumstances. Ecco il tuo caffè. Grazie. Come stai? Bene, grazie. Un po' di zucchero? Sì, grazie. Numero 5. Prego. Prego. Well, use prego in response to someone's thanks. Grazie dell'invito. Prego. Grazie dell'acqua. Prego. Grazie dell'aiuto. Prego. Numero 6. Chiedo scusa. Chiedo scusa. Use this phrase, chiedo scusa, to be polite when you want to ask something to someone. Chiedo scusa, non ho capito bene, puoi ripetere? Chiedo scusa, mi sai dire dov'è la banca? Chiedo scusa, potresti parlare più piano, per favore? Numero 7. Mi dispiace. Mi dispiace. Use this phrase, mi dispiace, when you want to ask sorry for some reason to someone. Mi dispiace, non ho capito. Mi dispiace non poter venire con voi. Mi dispiace per tua madre. Numero 8. Buongiorno. Arrivederci. Buongiorno. Arrivederci. Use these two sentences when greeting someone in the morning. When you meet someone, buongiorno. When you leave someone, arrivederci. Buongiorno signora Luisa. Buongiorno signor Matteo. Arrivederci signora Luisa. Arrivederci signor Matteo. If you want to know more about Italian greetings, I recommend you to watch my video 35 ways to greet in Italian language. Click the link up here or the link above in the description. Numero 9. Buonasera. Arrivederci. Buonasera. Arrivederci. Use these two phrases to greet someone in the afternoon and in the evening. When meeting, buonasera. When leaving, arrivederci. Buonasera, signor Filippo. Buonasera a tutti.
Arrivederci a tutti. Arrivederci e buona serata. Numero 10. Buonasera. Buonanotte. Buonasera. Buonanotte. Use these two phrases when greeting someone at night. When you meet, buonasera. When you leave, buonanotte. Buonasera, signor Giovanni. Arrivederci e buonanotte, signor Giovanni. Buonanotte a tutti. If you are a beginner and you speak with an Italian person, you may need these following phrases. Numero 11. Scusa, non ho capito. Scusa, non ho capito. Use this phrase, non ho capito, to show the other person that you didn't understand anything about what he said. Scusa, non ho capito niente. Scusa, non ho capito l'ultima parola. Scusa, non ho capito. Numero 12. Potresti ripetere? Potresti ripetere? Well, use this phrase, potresti ripetere, when you want the other person to repeat for you because you didn't understand properly, so you're just asking, please, can you repeat it? Scusa, potresti ripetere, per favore? Scusa, non ho capito, potresti ripetere l'ultima parola? Numero 13. Non parlo bene l'italiano, potresti parlare lentamente, per favore? Non parlo bene l'italiano, potresti parlare lentamente, per favore? Use this phrase whenever you want the other person to know that you don't speak much Italian and you would like him to slow a little bit down while speaking. Chiedo scusa, non parlo bene l'italiano, potresti parlare lentamente, per favore? Chiedo scusa, non parlo bene l'italiano, potresti parlare lentamente, per favore? Numero 14. Scusa, non capisco. Scusa, non capisco. Use this phrase whenever you want the other person to know that you are not understanding what he's saying. You are confused. You cannot catch the words. Scusa, non capisco l'italiano. Mi dispiace, ma non capisco l'italiano. Numero 15. Scusa, cosa hai detto? Scusa, cosa hai detto? Well, use this phrase whenever you want the other person to know that you didn't hear what he said. You didn't understand or you just, yes, you didn't hear it and you would like him to repeat it again for you. Scusa Laura, cosa hai detto? Scusa Laura, cosa hai detto? Non ho capito. Scusa Laura, cosa hai detto? Non ho sentito. Numero 16. Piacere, io sono Federica. Piacere, io sono Federica. Use this phrase, piacere, io sono, plus your name, whenever you meet someone for the first time and you are introducing yourself. Piacere, io sono Federica. Numero 17. È stato un piacere conoscerti. È stato un piacere conoscerti. Use this phrase when you're leaving someone that you met for the first time. È stato un piacere conoscerti, signor Paolo. È stato un piacere conoscerti, Marta. È stato un piacere conoscervi. Numero 18. Cosa vuol dire porta? Or cosa significa porta? Well, use this phrase cosa significa plus a word or cosa vuol dire plus the word. Whenever you don't understand the meaning of a word and you just want to ask someone, what does it mean? Scusa, cosa significa comprare? Scusa, cosa vuol dire comprare? Scusa, cosa significa ristrutturazione? Scusa, cosa vuol dire ristrutturazione? Numero 19. Come si dice house in italiano? Again, come si dice house in italiano? Well, use this sentence whenever you don't know how to say an Italian word and you need it to construct your sentence. So you ask somebody how to say that word in Italian language. Scusa, come si dice clock in italiano? Scusa, come si dice sky in italiano? Well, the classic answer here is in italiano sky si dice cielo. In italiano clock si dice orologio. Numero 20, our last one. Come stai? Come va? Come stai? Come va? Well, use these two phrases
To be polite. When you meet someone and you want to ask how are you, how is it going, how are you doing? Come va? Come stai? Ciao Marco, come va? Ciao Filippo, come stai? Ciao, come state? Come va? Great, we did it! The top 20 Italian basic phrases that you must absolutely know as a complete beginner to start speaking in Italian since the very first time. Well, I'm more than sure that this video was very useful to you. And remember, practice, practice, practice. And now it's time to say goodbye. But before to say goodbye, I want you to write down in the comments below which one of these 20 top Italian basic phrases is your favorite one. And which one do you think it's the most useful? Write down your sentences in Italian language. I can't wait to read your comment. If you like my video, give me a thumb up. Subscribe to my channel if you haven't already and click the little bell so you can get the notification every time I put online a new video. And don't forget to share this with your friend! Grazie per essere stato con me, ci vediamo nel prossimo video! Ti auguro buona giornata! Ciao! If you want to practice your Italian with me, feel free to contact me to my email that you find in the description below. I'll answer you as soon as possible to decide together what time is the most suitable for you to have the private individual lesson. Thank you so much! The next step is to download my free ebook, Guide to the Typical Situations, which helps you master your Italian in those typical situations you will surely find yourself once in your life. Remember to subscribe to my channel for more free lessons. Thanks so much for learning with me! Ciao!